Io sono Tiberio Bentivoglio, sono un piccolo imprenditore del sud, vivo a Reggio Calabria, dove tanti anni fa volevo fare l'imprenditoria, volevo diventare un imprenditore sano della città. Ci sono riuscito in parte perché circa 20 anni fa ho dovuto subire i primi disturbi della malavita organizzata. Sono stato vittima di diversi attentati per aver detto di no alla richiesta di pizzo, alla richiesta del denaro. Molti mi definiscono una mosca bianca, ma non è un termine che gradisco volentieri. Vorrei essere definito meglio un seme anziché una mosca bianca. Non è una storia di un fatto che è accaduto tanti anni fa o pochi anni fa, ma è una storia che si sta raccontando tutti i giorni è inedita, in quanto ci sono in atto i processi, sono in atto diversi processi e mi sono deciso proprio all'inizio di quest'anno 2012 a scrivere la mia storia in un libro che si intitola Colpito, proprio per dare un segno forte alla storia. E lo sto girando come strumento per poter parlare di antimafia, lo sto girando per poter aprire questi discorsi nelle scuole, sto facendo tanta testimonianza e è un po' il dovere che mi sono dato dentro in questo momento a stimolare altri commercianti della mia città a fare la stessa cosa e non rimanere inermi ad aspettare il proprio esattore che ogni mese viene a riscuotere. Faccio un appello a tutti i commercianti perché loro, pagando il pizzo, perdono la loro dignità e il proprio onore. Io lo grido in ogni momento e non mi stancherò mai di farlo. Palermo e ho 19 anni. Ho scelto questo campo perché spesso al sud siamo portati a pensare che qui la mafia, la criminalità non ci sia, mentre insomma trovare dei beni confiscati qui evidentemente significa che i fenomeni criminali, i fenomeni mafiosi ci sono. In Sicilia, anche se non vivi in un quartiere a rischio, se non fai parte di una famiglia che c'entra qualcosa con la mafia, la respiri comunque. Ieri, mentre eravamo davanti, insomma, Tiberio a parlare, è una ragazza, non so chi sia, probabilmente di Libera Parma, insomma di queste zone qui dove ci troviamo, ha fatto un intervento e ha detto io non riesco a comprendere come mai Tiberio ti abbiano lasciato solo, il tuo quartiere, la tua città. Credo che questa omertà, l'isolamento, la cultura, l'assenza della cultura porti proprio a questo. Per me non è stato sorprendente sentire queste parole da parte di Tiberio, dove appunto raccontava che l'avevano completamente lasciato solo, nessuno si è mai avvicinato a lui, a parte qualche amico caro che probabilmente lui conosceva già da prima. Certe volte ti cadono proprio le braccia a terra. Dici, porca miseria, ma io che cosa faccio? Che senso ha? Però altre volte, ad esempio, ascoltando Tiberio, alzi la testa e dici, cavolo, questa persona sta andando avanti. Se va avanti lui, figuriamoci noi che non abbiamo vissuto in prima persona una devastazione simile, se non possiamo dare il nostro contributo. Thank you.